79605, papà aveva 179606. 8501. A 8506. A 15803. 70412. 173154. A 5372. A 5377. 180060. Un numero facile da ricordare. No, questo numero mi è costato un sacco di botte. Perché? Perché dovevo impararlo in tedesco. Un der Aktien und Sekzi. E non ci riuscivi? E non ci riuscivo perché non capivo niente. Chiamavano il numero mio e io zitto. Finché veniva l'SS e che vedeva che ero io, e allora a forza di botte l'ho imparata. 15.810. Lo dovevi sapere in tedesco. Eh sì, è quel. Però in blocco con me c'era un polacco che molte volte chiamava il numero e molte volte chiamavano per cognome. Lui si chiamava Saloniciarski, sono cose che non ti dimentichi. Io Salmoni, come chiamavano lui, appresso venivo io. E allora cominciai a. Una volta, Fofo sentavasi, ah, tu un del seno. E chi gli risponde? Non lo sapevo. Mi dice, si fa, dai nel numero. Yavol! Allora il numero mio è Fofo sentavasi, 15.800, 10. Sono tedesco. Io mi sono fatto, a 14 anni, mi sono fatto uomo in campo. Con gente che parlavano 6-7 lingue, noi non sapevamo dire, soltanto ya. Sai quante volte ho preso le botte io? Perché anche altri tedeschi ebrei, polacchi, italiani, succede, ha fatto l'italiano. Ho dovuto imparare il tedesco. E ti ho detto che mi ha preso un tedesco in petto, mi ha detto tu non l'hai imparato qui in campo, l'hai imparato a scuola. Non sono stato io, è stato lui. E io lo sapevo dire come glielo diceva lui. Ho imparato talmente bene la lingua che sapevo parlare come parlava lui. L'ho presa le botte, sempre prese le botte. Ci chiamano Maccaroni. Dopo la prima selezione, entrati in baracca, abbiamo questa tragedia, eravamo state tosate, pelate, numerate, ma eravamo inebetite forse, 2 giorni al collegio militare, 6 giorni di viaggio senza mangiare, inebetite, fino a che la sera siamo entrate nelle baracche e dalle prigioniere che vedevamo schede, dicevano che sono uomini, donne, non capivamo chi erano. E purtroppo ci raccontarono la triste verità, quello che era il campo di Auschwitz. Ci parlarono di forni crematori, di fucilazioni e noi diciamo, ma questa è gente pazza, gente, vedi, ti ho detto che qua è pazzia, qua siamo all'inferno. Purtroppo invece l'abbiamo subito constatato qualche giorno dopo quello che ci hanno raccontato subito era vero. Al di fuori si facevano gli appelli quando si usciva mattina e sera. E la mattina tutti fuori, ogni baracca fuori per l'appello, ore e ore, mattina e sera, appello. Quando c'era neve era triste l'appello. E si svolgevano anche le selezioni. Ogni tanto c'era una selezione, si andava all'appello e c'era una selezione. L'appello in Birkenau era una tortura ed era un'occasione per far violenza sui prigionieri. Un appello a Birkenau, per noi ci alzavamo al mattino alle 4:30, era qualcosa che poteva durare un'ora, 3 ore, 5 ore, una giornata. Quando durava a lungo era perché qualche prigioniero o un prigioniero era fuggito, quindi alla conta risultava mancante e il campo era percorso dalle parole Einefeld, Einefeld, manca uno, ne manca uno. E quindi la conta, poi la conta, poi la conta ancora all'infinito.
Allora, perché era un luogo di supplizio, un'occasione di supplizio? Perché il prigioniero doveva restare immobile guardando un punto all'infinito. Il comando all'inizio era Abteilung! Stillstand! Richt euch! Bezet! Up! Dopodiché il prigioniero doveva rimanere sugli attenti, impalato, cosa che per un giovane non era un gran sacrificio. Era un fastidio se durava a lungo, però era possibile, mentre le persone più anziane, dopo un po', non ce la facevano più a stare in piedi e allora dovevano urinare e non potevano lasciare la squadra per andare a urinare, si urinavano addosso, defecavano. E se passava o un capo o un nazista di qualche grado e vedeva questa scena, diceva «Nazista in sabotage», perché lui aveva danneggiato un oggetto di proprietà del Reich e doveva essere punito. Quindi veniva, li tiravano sulla giacca, prendevano nota del numero e poi succedevano le cose più inverosimili. Descrivo. Dunque qua c'erano la stanza della Blokova. Ci si vede molto bene, ma insomma. Oh, questi erano i nostri letti, i primi letti qua abbiamo occupato. Dormivamo su ogni tavolaccio 10 persone, 10 anche per terra. Io avevo un terzo letto, stavo in questa posizione qua. Ecco, qua c'eravamo 2000 persone. Eravamo 50 ragazze affiatate. Io dormivo a letto che c'era una ragazzina che c'era 15 anni, Norina, si chiama anche lei Spizzichino. Questa Norina stava con la mamma l'aveva seguita nella scelta, non si sa. Insomma, perché a noi sembrava vecchia, una donna di 40 anni vicino a tutte giovani, per noi sembrava vecchia. E vedevamo sta donna che faceva le coccole alla figlia, a Norina cara. Dice, quanto stai soffrendo, se Dio benedetto ci salva. Dice, quando ritorniamo a Roma sarai una regina. Ti farò diventare regina. E noi vedevamo sta mamma come coccolava sta creatura. E noi tutte così a bocca aperta a vedere. Dico, guarda, questa c'è la mamma che la coccola. E chi ci coccola a noi? Poi una bella mattina c'è l'appello. E tutte scendiamo di corsa. E lei non riusciva a scendere. Non riusciva a scendere, la mamma di questa Norina. Allora abbiamo cercato di aiutarla a scendere, ma era ghiacciata, era morta.